Buonasera a tutti, Onira, facciamo un applauso alla meravigliosa voce della nostra cantante che ha aperto questa serata la quarta selezione di Miss Aurora qui al Crudo Amarone, quindi ringraziamo ovviamente i padroni di casa, grazie ragazzi, facciamo un applauso a questo meraviglioso luogo che accoglie quotidianamente tutti coloro che vogliono passare del buon tempo assieme con un buon vino e anche con del buon cibo. Buonasera alla nostra giuria, buonasera ai nostri fotografi, adesso andrò a presentarvi un po' tutta la squadra di questa bellissima realtà che è MT Eventi, che ha organizzato questo concorso nazionale Miss Aurora. Siamo arrivati alla quarta selezione, quindi quarta tappa, e quindi stavo dicendo, ci sarà questa sera la nostra Miss Aurora, ci saranno altre ragazze che passeranno ovviamente alla finale che si terrà dal 29 al 31 agosto presso la bellissima Villa Ducale di Dolo, ma vi ricordo già che c'è un'altra data importante, la finale regionale il 16 luglio al Milano Summer Festival con appunto Miss Milano Summer Festival e un'altra bellissima serata. Ma parliamo di questa sera, quarta selezione, avete già visto le ragazze, no? in questa piccola anteprima, e le conosceremo meglio ovviamente con le due sfilate che valgono proprio per il concorso, quindi la prima in abito elegante, la seconda in bikini. E iniziamo, io mi metto allora qui, così non impallo quasi nessuno. E iniziamo con la sfilata, la prima sfilata, la prima uscita in abito elegante dalla numero 1, Ilaria Stocco. Primo concorso per Ilaria, quindi insomma davvero bravissima, ti hanno messo anche come prima, hai rotto il ghiaccio meravigliosamente. Grazie Ilaria, puoi andare a cambiarti, poi ti rivedremo nella seconda uscita. Continuiamo adesso con la numero 2. Lei è Beatrice Tomada. Complimenti Beatrice, ci vediamo dopo. Chiara Petrin. La numero 4, Vanessa Galli. Iseni. E noi andiamo avanti adesso con la numero 6, Beatrice Gelain.
Complimenti, voti molto alti per Beatrice Gelain, che va a cambiarsi, poi rivedremo ovviamente nella seconda uscita. Andiamo con la numero 7, Giada Acciaiuoli. Arriva intanto la numero 8, Emma Tomasello. Oh, complimenti, un bel applauso per Emma Tomasello. E continuiamo adesso con la numero 9, Alessia Pusineri. Una bella media, eh? Abbiamo prima abbastanza disomogenea, ma poi andremo magari a parlare anche con loro, però voti comunque molto positivi per Alessia. Ed ora la numero 10, Cosima Cassina. Complimenti Cosima, è spancato, bravissimo, ovviamente, quindi voti veramente molto alti. Andiamo adesso con la numero 11, lei è Beatrice Cristani. Oh, complimenti! Complimenti anche a Beatrice. Mentre noi andiamo avanti con la numero 12, Afferronato. Complimenti, complimenti Gaia, ci vediamo dopo con la seconda uscita. E noi andiamo avanti con la numero 3, arriva Giulia Ballan. E direi molto bene, un bel applauso. Andiamo con la numero 14, prontissima e super scintillante, Elisa Tasca, 18 anni e viene da Padova. Complimenti Lisa. Concludiamo con lei la numero 15, Daria Duta. L'importante è che ci sono stati dei voti alti. Complimenti, grazie Daria, ci vediamo dopo. Facciamo un bel applauso a tutte queste bellissime 15 ragazze che abbiamo appena visto sfilare,
che hanno un po' anche rotto il ghiaccio. È sempre un'emozione per loro. Sono ragazzi giovanissimi, 14 anni. Mamma mia, non mi ricordo neanche cosa facevo a 14 anni. Pronti per ripartire con la numero 1, Ilaria Stocco. E la numero 2 arriva, lei è Beatrice Tomada. Passiamo ora alla numero 3, Chiara Petrin. È il turno adesso della numero 4, Vanessa Galli. La numero 5, Flavia Hiseni. Ed ora passiamo alla numero 6, Beatrice Gelain. Passiamo ora alla numero 7, lei è Giada Acciaiuoli. Continuiamo con la numero 8, Emma Tomasello. Ricordo che in questa seconda uscita non vedremo le votazioni perché la nostra giuria sta prendendo nota ovviamente dei loro voti. Grazie quindi anche a Emma Tomasello. Ed è la numero 9 che arriva, lei è Alessia Pusineri. Mentre arriva la numero 10, Cosima Cassina.
Ora la numero 11, Beatrice Crestani. Ed ora la numero 12, Gaia Ferronato. E continuiamo con la numero 13, Giulia Ballan. Velocissime le nostre ragazze, continuiamo con la numero 14, Elisa Tasca. La nostra giuria intenta nelle votazioni, mentre arriva la nostra numero 15, Daria Duta. E se ne va anche l'ultima, la numero 15, Daria Duta. Grazie ragazze, un bel applauso. Nel mentre vedo che sta arrivando la cena, buonasera, dopo vi saluto bene. Sta arrivando la cena, quindi un ringraziamento va ancora al Crudo Amarone che ci ha ospitato questa serata. Quindi buona cena, buon appetito. Allora, giuria, adesso le votazioni sono tutte in mano della nostra professoressa Carlotta Alighieri. Ora siamo arrivati al momento più atteso per le nostre ragazze, delle premiazioni. E allora le accogliamo di nuovo tutte 15 con un bel applauso, le nostre miss. Allora, iniziamo con la sesta classificata, che è Miss Venezia Moto, riceve un premio offerto da Suki Shop. A premiare abbiamo Paolo Braghetto, Miss Venezia Moto. Sesta classificata è Elisa Tasca, la numero 14. Benissimo, bravo Paolo, è proprio perfetta. Facciamo una bella foto adesso con Elisa Tasca, sesta classificata Miss Venezia Moto, riceve, ecco qui, l'omaggio da parte di Venezia Moto. Grazie mille, complimenti Elisa, bravissima, grazie anche a Paolo. Ed ora, quinta classificata, Miss Extension Lifestyle, premia la nostra Anna meravigliosa. La Miss riceve anche un bel premio offerto da Extension Lifestyle. Quinta classificata Miss Extension Lifestyle è Giulia Ballan. Giulia Ballan, quinta classificata Miss Extension Lifestyle. Ringraziando ovviamente ancora Anna e la sua partecipazione, e un bel applauso a Giulia Ballan. Passiamo adesso alla quarta classificata, Miss Red Rosa. Premiare abbiamo Serena. Eccoci Serena, grazie per essere stata davvero con noi anche nella nostra giuria. Quarta classificata Miss Red Rosa riceve un premio offerto da Red Rose. Ed è la numero
5, Flavia Hiseni. Complimenti, Miss Red Rose. Flavia Hiseni che riceve questa fascia, ovviamente un premio offerto da Red Rose. Grazie ancora Serena, grazie mille. Ragazzi, andiamo sul podio. Terza classificata, Miss Suki Shop. A premiare ovviamente abbiamo Asia Genovese. Ringraziamo anche per tutto il backstage. Miss Suki Shop riceve un premio offerto da Suki Shop, una laminazione ciglia offerta da Carlotta Meo. Terza classificata, Miss Suki Shop, è la numero 3, Chiara Petrin. Complimenti! Complimenti a Chiara Petrin. Qui lo dico già ufficialmente, tanto comunque poi le votazioni sono ovviamente visibili. Il terzo e quarto posto erano in realtà un pari merito, però la nostra giuria ha deciso di dare un mezzo punto in più appunto a Chiara Petrin, che si aggiudica il terzo posto. Quindi lo diciamo a scanso di equivoci, poi comunque avete la possibilità di guardare tutte le votazioni ovviamente. Continuiamo con la seconda classificata, Miss Crudo e Amarone. Eccolo Alessandro, facciamo un applauso Alessandro, tutto il Crudo Amarone. Allora Alessandro, prego, ti faccio accomodare in mezzo per la consegna della fascia. Seconda classificata, Miss Crudo Amarone, riceve una cena per due persone al Crudo Amarone, un trattamento all'enne offerto da Carlotta Meo, un videoclip di Qual Buon Veneto, un premio Red Fons. Seconda classificata, Miss Crudo Amarone, è la numero 6, Beatrice Gelain. Benissimo, bravo Alessandro. Facciamo la foto. Complimenti, complimenti alla nostra Miss Crudo e Amarone, Beatrice Gelain, grazie ancora, grazie Alessandro. Ed ora, prima del primo posto, del primo premio, andiamo con una fascia speciale, la fascia di Miss Fashion Food. Lo diciamo, è stata assegnata da Stefano Aldreghetti, che ha seguito in diretta la sfilata perché non poteva essere qui presente. Questa è una fascia speciale che permetterà alla Miss appunto di partecipare agli eventi targati Fashion Food e ovviamente di partecipare anche alla finale di Miss Aurora. Fascia speciale quindi di Miss Fashion Food viene assegnata alla numero 9, Alessia Pusineri. Complimenti Alessia. A premiare abbiamo la nostra Manola Tabacco. È alta, eh sì. Bellissima Alessia, grazie mille, complimenti Miss Fashion Food. Ed ora ragazzi, creiamo un po' di suspense per la prima classificata, Miss Aurora, che riceve la corona. È andata a fare shopping nostra Carlotta. Corona di Dimitri Gioielli, un premio offerto da Alice Abbigliamento. Una prova make up con Carlotta Meo, lo shooting fotografico con Davide Conte e un premio offerto da Q. A premiare abbiamo Carlotta Aldighieri e la sottoscritta Chiara Perale. Prima classificata, Miss Aurora, questa sera è Cosima Cassina! Un applauso alla nostra Miss Aurora di questa quarta selezione! Thank you.
Allora, io veramente ringrazio davvero tutte le ragazze che hanno partecipato. Ringrazio ancora una volta il Crudo Amarone, grazie Alessandro, grazie a tutto lo staff per questa meravigliosa serata, questa cena. Allora, io ringrazio ancora la nostra giuria, grazie mille per essere stati con noi, grazie a tutto il nostro staff di MT Eventi, grazie Mario, grazie Davide, grazie il nostro DJ Nicolò, grazie a Reni B, grazie a Rico, grazie Leonardo di BC Gioielli, grazie a tutti i brand che abbiamo conosciuto o rivisto, scoperto, grazie Juicy Store, grazie Alice Abbigliamento per questo abito meraviglioso, per tutte le proposte, grazie a Brame Home. Grazie davvero a tutti, perché creare questi eventi, sebbene siamo alla quarta selezione, non è mai semplice, quindi un applauso va a Manola Tabacco! Grazie Onira per essere stata con noi. Vi aspettiamo quindi 16 luglio, sempre qui a Milano, vediamo un appuntamento vicino casa. Miss Milano Summer Festival, la finale regionale. Grazie a tutti, buonanotte, alla prossima, ciao, grazie.